Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti nel mio canale, benvenuti su Total War Attila. Allora ragazzi, siamo al nostro quarto episodio, siamo qui per fare il culo ai Pitti. Allora, iniziamo immediatamente la battaglia ragazzi, io l'aspettavo da un po' di tempo perché voglio vedere com'è il combattimento in questo gioco. In teoria dovremmo schiacciarli in maniera incredibile, però visto il fatto che questo gioco dovrebbe essere un pochino più difficile e che è la mia prima vera battaglia, insomma, vediamo un attimo perché devo imparare un po' di cose. Ci vediamo in combattimento. Eccoci qua. Allora, come condizioni meteorologiche non c'è nessun effetto negativo, per cui io direi che iniziamo lo schieramento. Ho visto già che l'obiettivo è catturare l'insediamento, non distruggerlo. Ma allora, mi stai dicendo delle puttanate che dovrebbe sapere chiunque, insomma, che abbia più di 4 anni e mezzo. Allora, adesso decidiamo un attimo come disporre. Cazzo, devo arrivare fino a qua in cima. Ok, allora. No, minchia, devo conquistare tutte ste cose. Sarà una gioia, sarà. Porca puttana. Vabbè, vediamo un attimo di fare magari una cosa di questo tipo. Facciamo la strada più breve, che effettivamente è l'assalto a questo muro. E vediamo di farlo come si deve, eventualmente. Allora, la cosa che mi rende un attimo felice è effettivamente il fatto che già i loro arcieri sono ridotti piuttosto male. Ho visto che era un'unità già messa molto male. Altra possibilità è quella eventualmente di attaccare da questo lato, però qui è già meglio difeso perché ci sono già due torri di guardia, mentre qua ce n'è una sola e quindi io preferirei. Poi c'è una strada, vabbè, che sale direttamente da qua, per cui non dovremmo avere particolari problematiche. No, non ce ne sono una sola, ce ne sono due. Allora, quindi io attaccherei. È un po' difficile da decidere perché devo controllare un pochino tutto. Ma ci sono delle porte in questa fottuta città? Sì. No. Dove cazzo sono le porte in questa città? È una città chiusa, murata. Basta, non c'è possibilità di ingresso in questa città. Neanche di uscita, cioè loro hanno proprio... Ah, queste sarebbero delle porte. Cioè, questo colore rosso non si capiva. Ok, quelle lì sono delle porte. Quindi anche queste sono delle porte. E noi allora attaccheremo queste fottutissime porte. Allora, con quelle porte noi attacchiamo ovviamente con il nostro ariete. Tutto il resto verrà attaccato. Ma quanti cazzo di arieti abbiamo? Cioè, abbiamo dato una quantità di arieti inverosimile. Beh, io per il momento, allora, queste unità qua le tengo qui e le tengo di riserva. Non abbandono, ma le tengo di riserva. Vorrei quindi le scale... Allora, le torri d'assedio, che sono leggermente più protette... Le terrò più... Allora, devo rifar tutto, perché qua non mi piace come è stato disposto. È stato disposto a cazzo di cane e questa cosa non mi va. Allora, le torri io le tengo in questo lato. Diciamo che siano anche più vicine alle torrette, non mi interessa. Mentre mi interessa di più che siano da questa parte invece le scale, perché sono un po' più vulnerabili, quindi vorrei che stessero un po' lontane dalle torrette. Gli arcieri. Gli arcieri e le unità da tiro le teniamo un attimo più indietro, ok. Qui abbiamo delle... Ok, vabbè, dei lancieri che non hanno attualmente nulla. E qui abbiamo il generale, che è anche il figlio del re.
Allora, noi attaccheremo brutalmente, io credo con questi. Questi li teniamo di scorta. Attaccheremo con questi qua la porta. Quindi li mettiamo qui. Anche questo è un po' a cazzo di cane. E iniziamo la battaglia. Allora, della battaglia. Premi i pulsanti e clicca sulla grafica per vedere i dettagli delle loro funzioni. Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso i tooltip che compaiono quando passi con il puntatore sugli oggetti o nell'enciclopedia. Allora, qui attacchiamo da questo lato. Allora, io cercherò di non mettere in... cercherò di non mettere mai in pausa. Però, ragazzi, abbiate pazienza se dovesse capitare, perché essendo il mio primo combattimento devo prenderci un attimo la mano. Allora, attacchiamo qui così. Anche con questo attacchiamo qua. Perfetto. Con questi aspettiamo un attimo. Questi li faremo mollare la macchina d'assedio, eventualmente ci fosse necessità. Fatemi vedere, perché caspita, ce lo gustiamo. Mamma mia. Mamma mia. È figo. Ok, stanno sparando anche cose infuocate nella speranza di dar fuoco alla nostra ma state protetti, cazzo. Questo ci ha preso fuoco, questo stronzo. Vabbè, perderemo qualche uomo, questo è inevitabile. Le torrette fanno tanto di quel male, come sempre, eh. Come è sempre stato. A voi non ho la possibilità di dirvi: proteggetevi, fate qualche cosa. Avete sti fottuti scudi, teneteli alti, cazzoni pelosi. Vabbè, ce l'hanno con l'ariete comunque, non molto con... Sì, no, ce l'hanno tutti quanti con l'ariete. Adesso stanno attaccando tutti l'ariete. Fra un po' avremmo... grandi attacchi. Tra l'altro, io qua dovrò capire questa cosa. Come mai tutte le truppe erano già schierate qua? Io non so quando parte la partita, quando attaccano le... e dove attaccano le unità avversarie. Comunque, velocipitiamo un attimo. I comandi di gioco sono utilizzati per regolare la velocità della battaglia. Puoi mettere il gioco in pausa o rallentare l'azione di gioco. Ne stanno morendo e poi un cliccare po' di nuovo sul pulsante centrale per tornare alla velocità normale. Alle scale sono particolarmente veloci, la cosa mi fa piacere, perché fra un po' voi vi troverete veramente ad assaggiare. Mamma mia, quanti ne stiamo perdendo qua. Coraggio, dai, ci stanno attaccando... No, ci stanno attaccando un pochino anche da questa parte, sì, ma chi se ne frega. Chi se ne frega, tanto adesso voi siete nella merda più completa. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Ecco, questa è una cosa che mi rompe abbastanza il cazzo. Mi tocca prendere... magari questi. Venire velocemente a recuperare questo. No. E allora vedete di ritirarvi quantomeno. Ah, mannaggia il cazzo. Vediamo di avanzare allora. Anzi, sapete che faccio? Attacco con questi lancieri la cavalleria. La cavalleria è stata furba, è uscita. E sono degli schermagliatori, tra l'altro. Anzi, che bello. Che bello, siamo riusciti ad entrare. Il nemico si rifiuta di accettare la sconfitta. Ha raggruppato le sue unità.
E vedremo di far qualcosa. Sì, devo ammetterlo, signori. Devo ammettere che... Allora, vediamo... Che sono un po' più forti, sono molto più intelligenti. Gli uomini... gli avversari. Questi si sono ritirati, va bene, amen. Oh cazzo, questi hanno proprio preso la macchina. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Ma ce la facciamo a far qualcosa, per piacere? Allora, sarebbe possibile sì fare il tiro infuocato, però questi sono anche sotto attacco, per cui li ritiriamo un attimo. Mi serve che anche questi attacchino. Il nemico ha radunato le sue unità. Allora, vediamo se riusciamo a conquistare questi. D'assedio sono state distrutte. Cazzo, spero che non sia morta completamente in vano. Cioè, le torrette sono micidiali, comunque. In ogni fottuto gioco. Ok, siamo riusciti a conquistarlo. Abbiamo preso la loro torre. Buone notizie. Perfetto. Le nostre mura sono sotto attacco. Allora, vediamo di avanzare. Intanto fino a questo punto vorrei che lo facesse anche il generale. Dovremmo esserci tutti, tranne quelle truppe che sono fuggite. Vabbè, che onestamente adesso mi interessa anche molto poco. Allora, attualmente non ho cavalieri, però li faccio riprendere un attimo fiato. Perché voi fate quel giro lungo? Scusami, eh. Cos'è, ti fa schifo fare la strada meno problematica? Questi sono quelli che hanno subito più perdite, ma vabbè. No, fanno tutti la strada più lunga, perché? Ma guarda che roba! Ma dov'è il problema? Ah, ecco perché! Adesso ho capito. C'è questa fottuta staccionata. E vabbè, la tiriamo giù, ci si mette un attimo volendo. Oh, che cazzo c'è qua? Oh, porca puttana. Speriamo di riuscire a farcela prima che... prima di subire danni. Sì, ok, ce la sto facendo. Guarda come si accalcano a colpire e a distruggere questa staccionata, ci sta. Minchia, per un attimo ho detto, ma hanno delle forche in mano. Dai, ma è bello, cazzo, è fatto bene per la miseria. Grandioso, dai che ce la facciamo. Orco, ecco che stanno sparando. Stanno sparando e mi hanno colpito in pienissimo. Porca troia. Dai. Quanto cazzo ci vuole ancora? Dai, cavolo. Ok. Vediamo di andare su velocemente.
Adesso saremo anche un po' stanchi forse. No, siamo riposati, dai. Siamo un po' scossi, riposati però. Oddio, oddio, oddio. Boom! No, fortunatamente non me ne ha fatto fuori neanche uno. Ok. Abbiamo subito un po' di perdite. Abbiamo vinto, ma abbiamo subito un po' di perdite. Ma che figata però, ci sono delle difese interessanti in questo gioco. Cioè, mi stai dicendo che tu da qua già stai sparando? Allora, io ti devo far andare qua però, perché qua ci sono decisamente delle cose da tirar giù. Oh minchia, hanno della cavalleria. No, è una fanteria pesante, non c'è problema. Allora, vediamo se riusciamo. Ok, qua li abbiamo conquistati. Attacchiamo questi, mentre questi cercano di conquistare questa torre. Ok, li stiamo già bersagliando. Solo che questa è una fanteria un po' pesante, per cui... mettiamoli qua. Dai, attacchiamo! Vediamo come ce la caviamo. Allora, questi gli diciamo di stare fermi. Con questo pulsante potrai annullare gli ordini dati precedentemente e fermare il movimento delle unità e delle navi. È un'alternativa più veloce al dare un ordine diverso. Ok, vediamo di non sparare a caso. Con queste torrette però, ragazzi, per me rimangono sempre un fottuto problema. È un ottimo segno. Vittoria. Storia è tua. Immaginavo, solo che ho subito parecchie perdite, ragazzi. Sono davvero tosti. Termina la battaglia. Vediamo immediatamente qual è il nostro risultato. Allora. Ragazzi, abbiamo subito più perdite di loro. Beh, è vero anche che stavamo attaccando, in realtà. 1280 schierati, 366 perdite, 333. Vabbè, abbiamo perso 33 uomini in più e noi stavamo attaccando, loro avevano le fottute torrette. Però ste torrette, cazzo, se fanno male? Vabbè, ditemi se... cioè, datemi qualche suggerimento, perché ovviamente per me il combattimento è nuovo, quindi se c'è qualche cosa, ragazzi, che va fatto e che io non ho fatto... fatemelo sapere, perché magari c'è un qualche cosa... effettivamente avrò sbagliato qualcosa. Saccheggiare, razziare o distruggere un insediamento conquistato. Allora, ok, dunque. Allora, radere al suolo direi no. Io voglio sicuramente occuparlo. Cioè, ragazzi, noi adesso c'è da dire che siamo anche dei vichinghi, per cui visto che il malcontento c'è lo stesso, e però instabilità della provincia, meno 20, ragazzi, però siamo vichinghi, cioè giochiamocela. Io ho capito, mi piacerebbe occuparmela e basta, però io me la saccheggio anche. Sono un fottuto vichingo, vaffanculo. Occupa nemico ucciso in battaglia, il governatore dei Pitti. Ok. Altro benissimo, ok. Buono. Ok, adesso l'abbiamo conquistato. Dobbiamo riparare ovviamente un po' di cose. E noi le ripariamo.
Allora, teniamo la flotta qui a portata, di modo tale che se c'è bisogno interveniamo. Siamo un po' in negativo, ma piano piano adesso ci sarà il reintegro delle truppe, delle unità. Perfetto. Allora, ragazzi, io spero che la battaglia vi sia piaciuta. Avrei sicuramente potuto giocarla meglio, però per me è stato un avvicinarmi. Io devo veramente criticare un pochino il discorso delle torrette, perché nei Total War le torrette sono davvero micidiali, cioè fanno più morti rispetto a uno scontro tra combattenti. D'accordo, va bene, possono essere molto utili in combattimento, però io forse le depotenzierei un pochino, anche perché fanno proprio frecce infuocate, fanno davvero molto danno, insomma, ecco, le unità, per cui forse un pochino questo è stato il principale problema. Però poi per il resto, insomma, mi pare sia andata abbastanza. Poi vabbè, le truppe con cui ho attaccato non è che fossero proprio il massimo della gioia e della vita. Quindi mi raccomando, commentatemi, datemi il vostro parere, un vostro suggerimento, anche su come muovermi poi i prossimi turni. Voi sapete, ecco, io avrei occupato normalmente, fosse stato per me Mr. Delric, però essendo che stiamo usando i vichinghi, cioè va saccheggiate, le città vanno saccheggiate, altrimenti non ha assolutamente senso giocare i vichinghi. Vi ricordo come sempre anche la pagina di Facebook che trovate in descrizione e vi ricordo anche il sito di G2A dove potete trovare giochi come anche questo, tra l'altro a un costo davvero, davvero onestissimo, cioè anzi ottimo, non onesto, è più che onesto, ok? Come sempre noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. State in campana, alla prossima!